Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Crescono le preoccupazioni per la sorte dell'ospedale di Novanta Vicentina. Dal 1 di gennaio al 28 febbraio è stata infatti sospesa l'attività del punto nascite. La motivazione, secondo l'ULS numero 6, sta nell'attuale carenza di ostetriche, che non garantirebbe il necessario standard di sicurezza alle partorienti e ai neonati. Funzionano invece regolarmente il reparto di ostetricia e ginecologia e le relative attività ambulatoriali. Prevedibili la sorpresa e lo sconcerto in tutta l'area iberica e in quelle limitrofe, per il venir meno di un servizio qualificato. Immediata la risposta del sindacato di categoria USB, che ha proclamato uno sciopero e una manifestazione svoltisi martedì 11 gennaio. È stato un autentico blitz quello che è stato attuato dalla nostra amministrazione, che in giro di una settimana è passata dal dire al fare praticamente. Subito dopo aver dichiarato stato di agitazione siamo andati dal prefetto, in quella sede l'amministrazione ha annunciato la chiusura temporanea, che secondo noi dopo diventerà anche pure definitiva. Per cui ci siamo posti fin da subito. Il punto nascite di Novanta, con 650 parti nel 2010, rispetta gli standard minimi regionali, ma è nella fascia, compresa fra 500 e 1000, per cui la Regione Veneto non garantisce la continuità. Viene chiuso per quale motivo? Carenza di ostetriche e manca anche di elementi di sicurezza. Infatti noi il primo punto che chiediamo è la messa in sicurezza del punto nascite di Novanta, quale ha bisogno anche di una presenza del pediatra 24 ore su 24. Questa presenza attualmente non è garantita ed è questo che noi chiediamo. E poi chiaramente c'è il discorso dell'assunzione delle famose 10 ostetriche, che chiediamo vengano fatte a tempo indeterminato e non a tempo determinato, e questo per dare continuità e sicurezza al servizio. Il vice sindaco di Novanta ha assicurato l'impegno dell'amministrazione comunale per la ripresa del servizio e la garanzia della sua prosecuzione. Questa chiusura è stata un blitz vero e proprio. Noi come sindaci dell'area iberica abbiamo manifestato subito la nostra contrarietà a questa decisione. Abbiamo il sostegno della popolazione e soprattutto anche le ragioni perché il punto nascite di Novanta resti un punto nascite per il territorio. Non riteniamo che la carenza di ostetriche e di personale possa essere giustificativo della chiusura in un'area che serve 60-70 mila persone. Intanto, per lunedì 17 è in programma a Venezia un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo fra rappresentanti sindacali e regione.